La mia prima domanda, Luca, deve ovviamente essere come hai iniziato a fare l'attore? Beh, ho iniziato anche abbastanza tardi, avevo 24 anni e facevo, diciamo, tutt'altro. Facevo il DAMS, quindi proprio non era tutt'altro. Però facevo il DAMS un po' per caso, nel senso che studiavo critica cinematografica e non è che pensavo di fare chissà che. E poi è successo che un'estate, nel 2003, con degli amici, nel 2004 anzi, con degli amici, così mi è uscito di getto una storia, ho scritto questo cortometraggio e l'ho girato. Poi è nata così, piano piano una cosa tira l'altra, ho proiettato questi corti che avevo iniziato a fare con i miei amici all'università e chiaramente lì l'ambiente era abbastanza fertile, c'erano molti ragazzi che facevano regia, mi hanno cominciato a chiamare e da lì è nata, ma un po' così per gioco. Poi ho deciso che poteva essere il mio lavoro o almeno che mi sarebbe piaciuto. Un paio d'anni dopo, verso i 25-26, poi da lì la strada sarebbe stata lunga, 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 insomma, ancora non è finita, non finirà mai. Perché chiaramente a parte i corti hai fatto anche teatro. Sì, diciamo che ho fatto teatro tanto, ho iniziato a Velletri, nel mio paese, dove ci sono, insomma, anche se non si sa, diverse realtà. Interessanti, chiaramente i primi gruppi così amatoriali ti servono proprio a entrare in contatto con un certo mondo. Poi sono sempre stata autodidatta io fondamentalmente perché mi capita anche di scrivere. Io dico sempre che se non mi chiamano gli altri, poi mi chiamo da solo e mi annoio, sta con le mani in mano. Quindi quando non recito in cose di altri, così mi propongo. Quindi ho fatto tanto teatro, poi da quando sto a Roma ormai sono insomma 3-4 anni che sto qui anche a vivere. Chiaramente sono entrato in contatto con diversi ambienti e insomma il mio teatro oggi si è ridotto a dei soliloqui per ragioni più che altro, più che ideologiche, pratiche, nel senso facendo cose da solo non devo affittare sale prove, non devo pagare altri attori e cose del genere. Ho avuto diverse esperienze, ho frequentato tanti gruppi, sono stato in tante compagnie. Poi diciamo che oggi sono rimasto un po' volutamente, direi, isolato, però insomma il teatro è un luogo che insegna molto, da poco ma insegna molto. Diciamo che il tuo monologo, che faceva parte della prima puntata di The Show Must Go Off, era a tutti gli effetti una denuncia, no? Di quello che è l'ambiente culturale, soprattutto in ambito teatrale italiano, Sì, direi sì. no? Raccontami un po' effettivamente quali sono, insomma, com'è la situazione adesso, perché chiaramente negli ultimi anni, almeno per quanto ne so io, è andata peggiorando. Sì, per quanto ne sei tu, è vero, poi. beh, la situazione è banale a dirsi, abbastanza critica, nel senso che al di là delle chiacchiere che si fanno, insomma, dei proclami, e del fatto che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, come tra l'altro è giusto che sia, la situazione è che chi inizia oggi, almeno insomma per quello che ho potuto sperimentare io e sperire anche vedere, chi inizia oggi non sa proprio dove andare a parare, non sa dove sbattere la testa. E non dico che in altre epoche era più facile, anche perché non c'ero. Sento i racconti, sembra di sì, ma poi magari chiunque inizia ha sempre avuto le sue difficoltà. Oggi è tutto molto deregolamentato, è tutto molto, è come il Far West, diciamo, è una terra di conquista, però in realtà c'è poco da conquistare. Il teatro soprattutto è un posto dove, come dire, dove non costa niente fare, perché chiunque può prendere una sedia e, come dire, Fare. se hai uno spettatore è già teatro, no? Certo. Il fatto è che non essendoci dei punti di riferimento, soprattutto rispetto alla società, i ragazzi che iniziano sono un po' allo sbando, quindi la prima cosa per chi inizia oggi è mi iscrivo a una scuola di recitazione. Le scuole di recitazione sono aperte da attori falliti che non sono riusciti a campare facendo gli attori, e questo, come dire, questo,
questo invadere di scuole che Roma proprio come dire, Ma sta proliferazione di scuole di testimone, sì, recitazione. nel senso ne nasce una più o meno a settimana e la qualità si abbassa perché sono troppe, spesso chi le apre non ha assolutamente nessun tipo di qualifica per poterlo fare, ma la gente ha voglia di fare, diciamo, e loro si approfittano di questo. Io penso che sia anche giusto poi cercare una preparazione tecnica e studiare, anzi direi che nella maggior parte dei casi è una strada proprio obbligata perché chi non ha di suo niente da, come dire, da proporre, è giusto che all'inizio si affidi, no? E si cercano dei maestri, questo è un po' un problema della mia generazione, di quelle dopo la mia, cioè mancano queste figure. Ma il problema è che fare, come dire, fare tutte queste finte scuole spesso porta un po' fuori strada la gente, ingrassa solo chi le apre. Quindi poi i teatri vanno affittati, i teatri sono dei buchi dove non c'è pubblico, spesso chi li gestisce, come dire, è interessato soltanto a lucrare su un affitto e quindi diventano degli affittacamere, il pubblico te lo devi portare da solo, quindi sono i tuoi amici, i tuoi genitori, per cui diciamo chiamarlo lavoro è abbastanza ardito, te lo dice uno che l'ha fatto per anni tutto ciò. Diciamo, poi arriva un certo punto, io ho 30 anni, quasi 31, in cui uno si rompe le palle. E per una questione proprio di tempo, c'è un limite, secondo me, nel fare questo. Cioè, dopo un po' capisci che non ti porta da nessuna parte. Ti fermi, ti chiedi perché lo sto facendo, no? È veramente questo quello che voglio fare? E poi c'è chi si risponde sì e cerca magari un'altra strada, anche se, come dire, con ancora meno certezze, ma con un po' più di orgoglio, magari vai a fare un lavoro che non riguarda la recitazione, come succede a tantissimi ragazzi come me che stanno lottando per camparci, però tieni sempre accesa una luce o insomma una lampadina che ti porta avanti. Oppure ti perdi in un sottobosco di gente che non arriva da nessuna parte. Purtroppo il teatro spesso diventa una fogna, diciamo. È un luogo meraviglioso, ma, come dire, bisogna anche stare attenti a non essere troppo autoreferenziali. Questo è un altro grande difetto che abbiamo noi, diciamo, trentenni di oggi, mi permette di dire. Eppure ci sono diversi attori italiani che insomma sono abbastanza dei punti di riferimento, qualcuno c'è addirittura anche dentro The Show Must Go Off. Beh, sì, ce ne sono tanti bravi, ma tanti proprio, tanti, tanti. Per esempio, io cito nel pezzo che ho fatto nella prima puntata, cito Elio Germano e Valerio Mastandrea, perché loro sono per me due sicuramente punti di riferimento, nel senso sono due attori che stimo molto e che ce l'hanno fatta anche essendo giovani, anche non essendo probabilmente raccomandati o come dire, cose del, semplicemente se lo sono meritato. E tante volte chi sta, come dire, rincorrendo, cioè il 99% numericamente della gente che vuole fare questo, prende questi punti di riferimento in modo un po' sbagliato, nel senso che il fatto che sembrino, che sono anzi delle persone normali, fa sembrare a tutti in diritto di dire io e te siamo uguali. Penso alla gente che ha lavorato e che ha fatto 10 anni di gavetta prima di arrivare dove sta, non è che il fatto che magari lo può incontrare in giro a San Lorenzo, come dire. Il fatto è che oggi, sai, con i social network, con tutta questa visibilità che chiunque può avere, è pure più difficile essere lucidi, no? Su chi sei tu, su quanto vali tu. Poi quanto vali tu lo dovrebbero dire sempre gli altri, invece ce lo diciamo troppo da soli. Gli attori bravi ci stanno e per fortuna parlo per esempio di Serena Dandini, che ho avuto insomma l'occasione di conoscere. C'è ancora chi cerca gente brava, pure se sconosciuta, giovane, insomma. Show Must Go Off è la dimostrazione, ma ce ne sono tanti che come me sono stati presi, diciamo, dal nulla o dal nulla di internet, se vogliamo, ma è tutta gente che in realtà magari sono 10 anni e sta facendo gavetta e sta provando a dire qualcosa, insomma. Nel
pessimismo generale, no, della tua visione riguardo a questo mondo, perché quello che traspare è questo, no? Un po' una disillusione, se non Ma non sbaglio. direi pessimismo, direi disillusione, realismo, rabbia, ma pessimismo no, sono molto ottimista. Quindi quali sarebbero i consigli che avresti per qualcuno che effettivamente comincia ad affacciarsi a questo mondo, che vorrebbe fare questo? Direi non pensare, consiglierei di non pensare subito a dove vuoi arrivare e di non guardare subito i risultati degli altri, ma di prenderti un tempo che è necessariamente lungo e quindi prima inizi più sei avvantaggiato, ma se sei un ragazzo di 20 anni, cioè, consiglierei di prenderti degli anni per divertirti, per fare semplicemente quello che ti viene, quindi scrivere, fare appunto esperienza, teatro, conoscere gente e non pensare per forza ad arrivare, perché probabilmente la maggior parte della gente non arriva mai. C'è gente molto più brava di chi è arrivato che però non lo saprà mai nessuno e che non verrà mai vista. Quindi se, come dire, se confondi l'obiettivo con il percorso, con il mezzo, alla fine questo è solo un mezzo, non deve essere mai un fine. E io penso che tutto sommato poi arriva chi è fortunato, chi è raccomandato sicuramente, ma tanto poi scende con la velocità con cui è salito. E soprattutto chi ha continuato a crederci anche mentre stava nella merda, perché magari però aveva altri punti di riferimento, ecco, cioè diciamo il fatto di riuscire a fare l'attore piuttosto che non so io il regista non dovrebbe diventare un'ossessione, mentre spesso è una cosa talmente totalizzante che lo diventa. Sento gente che parla solo di quello che fa. Poi tutto sommato quello che facciamo noi, io dico noi ormai, nel senso che mi metto in una categoria di gente che in questo momento della vita a lavorare facendo quello che gli piace. Noi siamo gente che non è poi così utile quello che diciamo, ci dobbiamo conquistare giorno per giorno, cioè nel senso non interessa, non devi dare per scontato che quello che dice è interessante, secondo me. Ecco, devi lavorare sempre proprio sul piccolo, sul quotidiano, e allora forse un giorno la gente arriva anche ad ascoltare quello che dici, però stiamo a giocare noi, insomma, i problemi veri sono altri, questo lo dice pure Serena Dandini, ma insomma non cito lei, cito la realtà, ecco. Mi potresti raccontare un attimo come sei arrivato effettivamente a fare parte del cast di The Show Must Go Off? Sì, è molto facile, no, non è facile, nel senso è facile raccontartelo. Un giorno mi ha chiamato una ragazza che mi ha detto di essere, insomma, essere un'autrice del programma di Serena Dandini. E io pensavo alla solita cazzata, vabbè. Mi sono incontrato e c'era lei di persona, c'era Serena in persona. E quindi quel giorno ho capito che era tutto vero, che non era uno scherzo. E semplicemente lei ha visto il mio video su internet, perché diciamo questo monologo con le candele che è andato in prima puntata Sì. era un video che io ho fatto ad ottobre per conto mio, diciamo, per mio bisogno, per mia urgenza espressiva, senza pensare assolutamente né di farci una serie né di andare a finire, insomma, in televisione. E diciamo che il bello di internet, se lo usi in modo intelligente, è anche questo, che poi per fortuna ti può venire a vedere qualcuno di importante. A lei il video è piaciuto, ci siamo incontrati, lei mi ha proposto di entrare così nel cast, e ovviamente per me era, insomma, oltre che un onore, una sorpresa, un piacere, e quindi ho riregistrato il monologo e così sono andato in onda. Ti vedremo ancora? Io spero di sì. Diciamo che non do mai per scontato niente fino a che non succedono le cose, preferisco non parlarne, però sì, diciamo che c'è in programma di tornare con qualche incursione. Invece per chi volesse vederti dal vivo in teatro? Al momento non ho nulla in programma perché ho fatto tantissime cose negli ultimi anni. Adesso mi sono un po' fermato, nel senso che mi sono stufato di metterci i soldi io. Quindi chi mi vuole vedere dal vivo in teatro, ogni tanto io mi infiondo nelle serate quando mi invitano. Fino a una settimana fa stavo a riunione di condominio, che è un piccolo spazio di Roma che sta a San Lorenzo.
Diciamo che a invito io vado anche proprio così, cotto e magnato. Per fare una serata mia e una cosa mia ho bisogno di che si creino delle condizioni, insomma, che mi permettano di lavorare bene. Quindi non ho tournée né date in programma perché non ho intenzione di affittare teatri né di chiamare amici miei a vedermi. Per cui arriverà anche il momento in cui tornerò a teatro perché io comunque lì traggo una linfa vitale assolutamente fondamentale. Però al momento mi va bene anche comparire in video. Va benissimo, Luca, io ti ringrazio tantissimo davvero di essere stato qui con noi oggi. Grazie a te.